Gianni Colacione per Libri TV, oggi 2 ottobre 2013 e parliamo di un libro di Andrea Mauri, già l'abbiamo avuto su Libri TV con altri video. Questo libro si intitola Ebraismo, ricostruire dalle macerie. Si parla dell'associazionismo ebraico e di amicizia verso Israele nelle informative di polizia. All'interno è contenuto un saggio di Marta Brachini intitolato Israele nei quotidiani della sinistra italiana 1982-91. Di questo libro parliamo insieme ad Andrea Mauri, che appunto che è l'autore, che percorre di nuovo appunto questo filone di raccolta di dossieri informative ufficiali. Ecco, come è stato mettere insieme appunto il materiale per questo libro? Questo libro nasce, diciamo, da un filone di ricerca che io ho sviluppato da alcuni anni, cioè quello delle informative di polizia sull'associazionismo in Italia di vario tipo, dall'associazionismo politico in senso stretto, all'associazionismo anche religioso, all'associazionismo, diciamo, ebraico in questo caso, e delle varie associazioni che in qualche modo sono attivate e si attivano nella nostra società e che sono tutti controllati da parte degli apparati dello Stato e della polizia in particolare. Per cui sono fonti molto interessanti. In particolare questo tipo di materiale per quanto riguarda l'associazionismo ebraico e di amicizia verso Israele ha una caratteristica, si occupa anche delle comunità ebraiche che sono comunque comunità, diciamo non sono come le associazioni, ma sono comunità o di fedeli o di persone che in qualche modo si ritrovano per la propria identità politica e culturale e religiosa, e in particolare ho trovato dei documenti assolutamente inediti e importanti sulla comunità ebraica romana dal 44 in poi. La comunità ebraica romana è stata devastata dal nazismo, in particolare il 16 ottobre 1943, con una deportazione, si parla di 2000 persone, i numeri non sono precisissimi secondo varie fonti, io sono riuscito a trovare praticamente 1700-1800 persone che sono state appunto deportate. Tutta la fase è quella della ricostruzione di questa comunità, con il problema serissimo degli alloggi, nel momento in cui quei pochi sopravvissuti da un lato e dall'altro quelli che sono riusciti a fuggire, e ci sono delle informative importantissime da questo punto di vista che ho voluto pubblicare. E mi sembra un materiale, diciamo, per certi versi inediti, alcune conferme e altre invece, diciamo, proprio delle novità. Poi c'è tutta la fase dell'associazionismo, diciamo, successivo alla ricostruzione anche della democrazia in Italia, tutto il dibattito all'interno del mondo ebraico, i rapporti con Israele. Si parla per esempio di tutta la vicenda degli immigrati, gli Olim, cosiddetti Olim, in Israele, cioè di quelle persone che dall'Italia vanno in Israele e che vengono comunque, questo flusso di immigrazione viene schedato e controllato dalla polizia. Anche quello mi pare molto interessante, anche perché ci sono, diciamo, del materiale che riguarda del Ministero degli Affari Esteri, dell'ambasciata, non era ancora un'ambasciata, la delegazione italiana in Israele, dove in pratica vengono narrate le vicende degli ebrei italiani, come si ritrovano e i problemi che hanno anche rispetto alla cittadinanza. Il rischio magari di perdere cittadinanza italiana, c'è tutto un grosso dibattito in Israele sulle persone che arrivano dai vari paesi dell'Europa soprattutto, che rischiano di perdere la cittadinanza. Questo viene narrato in questo libro in modo attraverso queste fonti di polizia, ed ho fatto anche un lavoro di riscontro poi di tutte le fonti, che credo di aver dato un piccolo contributo da questo punto di vista. In particolare, ecco, questo va anche ricordato, c'è tutto il dibattito che riguarda per esempio l'associazionismo italiano e la costruzione Italia-Israele,
e dove la, che la polizia segue con molta attenzione e abbiamo diverse conferme, insomma, di come anche questo associazionismo particolare è condizionato dalle vicende politiche di Israele e dai rapporti che Israele, che gli ebrei italiani hanno con le forze politiche. E su questo poi si muove in modo particolare il saggio che è nell'interno del libro, che è questo di Marta Bracchini, sui rapporti con la sinistra italiana. Quindi Andrea Mauri, agevolaci la copertina, un po' più in alto, perfetto. Quindi, ebraismo, ricostruire dalle macerie, l'associazionismo ebraico e di amicizia verso Israele nelle informative di polizia, stampa alternativa a nuovi equilibri, con all'interno il saggio di Marta Bracchini, Israele nei quotidiani della sinistra italiana. Grazie a Andrea Mauri. Grazie a voi, grazie di presenza.